Le polemiche erano già cominciate prima di questa foto che uscisse con uno dei due imputati dell'omicidio del carabiniere a Roma, bendato in caserma. La polemica inizia già prima con le dichiarazioni di Saviano, che dice la politica squallida, orribile, sta strumentalizzando questa faccenda per parlare di immigrati, eccetera, eccetera. E poi, con risposte indignate di mezza Italia, ma ovviamente quello che lui vedeva era la stessa cosa che stava facendo lui, stava ponendo questa situazione sul piano politico-immigrazione, quando in realtà non lo è. Ma qui parliamo di un altro episodio. Il ragazzo statunitense, complice dell'omicidio, viene fotografato da un militare in caserma, bendato su una sedia. Il militare che lo fotografa si scusa, dice: ma è una prassi, era per non fargli vedere i documenti, il monitor, ma l'accusa non regge. Il comandante generale dell'arma lo manda a processo, lo sospende, lo trasferisce. Dice: fatto gravissimo, inaccettabile. E potrebbe anche invalidare parte del processo, tutto il processo, questo. Però le reazioni politiche furibonde non si fanno attendere, aspettavano solo il là. Per cominciare, la Lega in mattinata sul suo profilo Twitter posta la foto scrivendo: alcuni giornali sostengono che si tratti di una foto shock. Voi che ne pensate? E Salvini poi commenta: a chi si lamenta della bendatura di un arresto, ricordo che l'unica vittima per cui piangere è un uomo, un figlio, un marito di 35 anni, un carabiniere, un servitore della patria, morto in servizio per mano di gente che, se colpevole, merita solo la galera a vita, lavorando. Punto. Poi interviene anche il capo politico di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, pochi minuti prima. Ha utilizzato parole simili dicendo a tutti quelli che ora si affannano a montare il caso del delinquente bendato in caserma, voglio ricordare che la vittima è un carabiniere barbaramente ammazzato a 35 anni. Il carnefice è un balordo drogato americano. Punto. Tutti e due finiscono con punto per rimarcare, non c'è nient'altro da dire. Ma interviene anche Nicola Zingaretti, il capo politico del PD, Partito Democratico, e accusa i collaboratori di Salvini, autori del post della mattinata, di essere a capo di una centrale dell'odio e del disordine. Ecco, ci mancava Zingaretti, capo di una centrale dell'odio e del disordine, riferito a Salvini. E poi dice: probabilmente pagati con i soldi dei cittadini. Questa centrale d'odio pagata con i soldi dei cittadini. Per un ministro che dovrebbe garantire l'ordine pubblico non c'è male. Ricordiamo che l'arma dei carabinieri è la quarta forza armata, non dipende dal Ministero degli Interni, ma dipende dal Ministero della Difesa. Non dipende da Salvini, ma dipende dalla Trenta. Dura anche la reazione di Ilaria Cucchi, che dice: è una foto terribile, certe cose non devono accadere al di là delle accuse, della nazionalità della pelle, del fermato e del colore sulla pelle. Spero che la magistratura faccia chiarezza anche su questo in una vicenda tragica in cui il mio pensiero va ai familiari del vice brigadiere ucciso. Allora, con tutto il dovuto rispetto, foto terribile non è una foto terribile. Foto shock, io non mi sono scioccato. Quello che possiamo dire è che non si fa. Non si può fare in Italia, in un paese democratico, questa è una cosa che non si fa. Ma dire foto shock, shock, uno che rimane in shock con la bocca aperta senza parole, con il tremore, no? Veramente, ah, shock, scioccato, no? Foto terribile, terribile. Foto terribili sono altre. Foto terribili sono altre. Quindi, centrale dell'odio, foto. Alla fine sono riusciti a strumentalizzare politicamente questo caso. Sono riusciti vergognosamente a strumentalizzare questo caso. Io personalmente non penso ci sia nessuna centrale dell'odio, nessuna, nessuna centrale dell'odio. E io penso che comunque, come dico, c'è da piangere
per il militare ucciso. L'americano bendato, sì, non si doveva fare, ma basta, non si doveva fare, punto. Non lo dovevano fare i carabinieri, hanno fatto una sciocchezza. Adesso questo carabiniere perderà il lavoro, finirà sotto processo, dovrà pagare gli avvocati, la pagherà cara, la pagherà cara. Ma dire centrale dell'odio, Photoshop, l'ho visto anche sul Corriere, Photoshop. Questa parola che va tanto di moda anche YouTube, notizia shock, la Photoshop. Parlate in italiano prima di tutto, parlate in italiano la vostra lingua, non denigrate il vostro paese, parlate in italiano. Quindi, Matteo Salvini dice, l'unico da piangere è il carabiniere, stessa cosa che dice Giorgia Meloni. E io in queste frasi non ci vedo nulla di totalitario, nulla di centrale dell'odio. Il fatto è che proprio ieri aveva cominciato Saviano, buttandola lì, sulla contrapposizione politica di questa faccenda, dicendo mi dispiace, però la politica sta strumentalizzando, tutti lo hanno attaccato e alla fine i politici stavano aspettando solo il là per poter parlare e accusarsi su una cosa che non c'è da accusarsi, perché quello che è successo lo hanno visto tutti e non c'è nulla da dire, o meno, si possono dire mille cose, ma sul fatto della fotografia che ha fatto un carabiniere diffusa prima sui social interni e poi all'esterno, cosa c'entra la politica? Sì, quello che è successo sono le dichiarazioni dei politici forse se non avesse detto niente, nessuno, nessun commento, perché anche scrivere, anche mettere questa foto e dire ma voi cosa ne pensate? Quello è un modo di dire dimmi che questa foto non c'entra niente, che non sei assolutamente indignato. Cioè, c'è un modo attivo è un modo passivo per far parlare le persone, corretto? Io metto la foto e dico, ma voi cosa ne pensate? Non so, datemi voi l'opinione, siete scandalizzati? E poi parto nei commenti. Oppure io direttamente vi dico, sono scandalizzato. Sono due modi identici, quasi identici, di provocare la stessa reazione. Poi interviene Pietro Grasso, senatore, dice: è una foto che mi fa male perché col comportamento infanga il lavoro di migliaia di carabinieri. Questo è giusto. Non è una foto shock. Pietro Grasso dice: non è una foto shock. Sono rimasto male perché questa foto va a infangare i carabinieri. Va a infangare i carabinieri. Va a mettere un'ombra sul loro operato. Non la foto shock. Terribile. Sono due cose differenti, dire la foto è terribile o dire la foto purtroppo va a infangare i carabinieri e la loro onorabilità. E poi aggiunge Grasso, chi rappresenta lo Stato non deve fare queste cose. Chi fa il ministro della Repubblica non deve giustificare. Però non mi sembra che ci sia nessun ministro della Repubblica che ha giustificato. Salvini ha detto l'unica persona da piangere, non vi mettete a piangere, praticamente tra le righe si legge, non vi mettete a piangere per la foto che definite shock, ma guardate che c'è oggi il funerale del militare ucciso. E questo, onestamente, non vuol dire giustificare, eh. Se io dico, al posto che guardare la foto, oggi c'è il funerale, non sto giustificando la foto. Bisogna anche discernere le cose. Grasso, che è un ex magistrato, definisce la foto come la prova di almeno un paio di reati e probabilmente una buona arma in mano agli avvocati difensori dell'assassino. Interviene anche il presidente della Camera Penale di Roma, che dice: cosa ci fa una benda in una stazione dei carabinieri? Sono cose da Far West. Probabilmente non è una benda, sarà stato uno straccio o come dicono gli altri carabinieri, ma la si era già fatto prima, poi magari era già
una benda o qua uno straccio che loro già utilizzavano per gli imputati che portavano lì, gli indiziati, chiamateli come volete, li bendavano. Quindi probabilmente io credo, vista le dichiarazioni, che era già una prassi. Cesare Placanica, prendendo atto dell'indagine penale e disciplinare sui responsabili, chiede di tener conto di quelli che definisce aspetti più inquietanti. Vediamo cosa sono gli aspetti più inquietanti. Siamo in presenza di un fatto unico? Cosa ci fa una benda in una stazione dei carabinieri? Cose appunto da Far West, dove lo rammenti chi lo alimenta, conclude il presidente della Camera Penale di Roma. L'ultimo impiccato è sempre il più giustizialista. Quindi lui fa presente la stessa riflessione che ho fatto io, che leggendo io un altro articolo ho proprio letto che qualcuno ha detto, ma non è la prima volta. Più o meno ha detto, adesso non so le parole esatte, ma ha detto non è la prima volta. Quindi forse è meglio oggi concentrarsi di più sulla disperazione, sul dramma e sul funerale del militare che sulla foto che alcuni giornali definiscono shock. Grazie per avermi ascoltato e vi rimando al prossimo video. Arrivederci.